Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me. E poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi alle tue braccia. Per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso finché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. E stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà, finché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 2, capitoli 38 e 39, 19 e 20 giugno 1899. Avendo passato ieri una giornata di purgatorio per la privazione quasi totale del sommo bene e per le tante tentazioni che mi metteva il demonio, mi pareva che facessi tanti peccati. Oh Dio, che pena offendere Dio! Questa mattina, appena visto Gesù, subito gli ho detto: Gesù buono, perdonami tanti peccati che feci ieri, e volevo dirgli tutto il male che mi sentivo di aver fatto. Egli, spezzando il mio dire, mi ha detto: se fai scomparire te stessa, non farai mai peccati. Io volevo continuare a dire: ma Gesù, facendomi vedere molte anime devote e mostrandomi di non voler sentire ciò che gli volevo dire, ha ripreso di nuovo a dire: quello che più mi dispiace di queste anime è l'instabilità nel fare il bene. Basta una piccola cosa, un dispiacere, anche un difetto,
E mentre allora è il tempo più necessario per stringersi di più a me, e invece esse si irritano, si disturbano e tralasciano il bene incominciato. Quante volte ho preparato loro le grazie per darle, e vedendole così instabili, sono stato costretto a ritenerle. Però, conoscendo che non voleva sapere niente di quello che volevo dirgli e vedendo il mio confessore che stava poco bene nel corpo, ho pregato a lungo per lui, facendo varie domande che qui non è necessario il dirle. E Gesù a tutto benignamente mi ha risposto, e così è finito. Si continua quasi sempre lo stesso. Questa mattina pare che Gesù abbia voluto sollevarmi un poco, dopo che per qualche tempo sono andato in cerca di lui. Da lontano ho visto un bambino, come fulmine che cade dal cielo, così vi accorsi. Appena giunto l'ho preso fra le mie braccia e venendomi un dubbio che non fosse Gesù, gli ho detto: Tesoretto mio caro, dimmi un po' chi sei. Io sono il tuo caro ed amato Gesù. Ed io a lui: Bambinello mio, ti prego di prendere il mio cuore e portarlo con te in paradiso, che appresso al cuore gli verrà l'anima. Gesù pareva che mi prendesse il cuore e l'univa talmente al suo che ne faceva uno solo. Dopo si è aperto il cielo, parendo che si preparava una festa grandissima, e nell'atto stesso è sceso dal cielo un giovane di vago aspetto, tutto scintillante di fuoco e di fiamme. Gesù mi ha detto: Domani è la festa del mio caro Luigi, devo andare ad assistere. Ed io: E me poi mi lasciate sola, come farò? Ed egli: Anche tu ci verrai, vedi quanto è bello Luigi? Ma quello che fu più in lui, che lo distinse in terra, era l'amore con cui operava. Tutto era amore in lui. L'amore gli occupava l'interno. L'amore lo circondava all'esterno, sicché anche il respiro si poteva dire che era amore. Perciò di lui si dice che non patì mai distrazione, perché l'amore lo inondava dappertutto, e da questo amore sarà inondato eternamente, come tu vedi. E così pareva che era tanto grande l'amore di San Luigi che poteva incenerire tutto il mondo. Poi ha soggiunto Gesù: Io passeggio sopra i più alti monti e vi formo la mia delizia. Io non intendevo il significato. Gesù ha ripreso a dire: I monti più alti sono i santi che più mi hanno amato, ed io vi faccio la mia delizia, e quando stanno sulla terra e quando passano su in cielo, sicché il tutto sta nell'amore. Dopo ciò ho pregato Gesù che mi benedicesse a me ed a quelli che in quel momento vedevo. Ed egli, dando la benedizione, è scomparso. Ecco, sono molto belle queste due fonti di meditazione. Il San Luigi di cui si parla nella seconda meditazione, lo diciamo subito, è San Luigi Gonzaga. Il discorso di Gesù è stato fatto il 20 giugno. Domani è la festa di San Luigi, il 21 giugno, nella liturgia della Chiesa, anche nel rito antico, nel Vetus Ordo, era il 21 giugno. Significativamente il giorno in cui si celebra l'inizio dell'estate. Gesù ha intessuto delle splendide lodi di questo grandissimo santo, morto giovanissimo, non aveva neanche 23 anni. Nobile, figlio di principi del nord Italia, della famiglia di Mantova, dei Gonzaga, entrato nella compagnia di Gesù giovanissimo, fu un giglio di purezza. La purezza di San Luigi Gonzaga era prova di bomba, e fu anche un eroe di mortificazione. Visse quando i gesuiti erano alla prima ora, quindi i gesuiti sono stati un grandissimo ordine religioso, ecco, che è stato un baluardo potentissimo sotto tutti i punti di vista contro il dilagare delle eresie, soprattutto legate al protestantesimo.
San Luigi ha avuto appunto la grazia ed anche il coraggio, perché ha lasciato tutto quello che era la sua vita da principe, da principe in senso stretto, per andare ad abbracciare una forma di vita altamente rigorosa come era quella dei gesuiti della prima ora. E si dice di lui, quando Gesù dice che non pativa mai distrazione, appunto, prima immaginate quanto custodiva la purezza. Si dice che camminando sempre con gli occhi bassi, lui non sapeva se stava lontano dal collegio della sua abitazione, non era capace di tornare a casa a piedi quando usciva per qualche cosa utile, tipo per andare a lezione, insomma, o a fare qualche mansione utile. Doveva avere sempre qualcuno che lo riportasse a casa, perché guardando per terra, non per evitare di offendere, insomma, la purezza dei suoi occhi, non poteva memorizzare le strade. O appunto si dice che non pativa mai distrazione, quindi che era capace di stare fisso in Dio nella preghiera, ma anche fuori della preghiera, senza mai distrarre l'attenzione. Questo è un grande esempio per noi desiderosi di entrare nel regno della Divina Volontà, perché il regno della Divina Volontà, come sappiamo, tra le altre cose, richiede l'impegno dell'attenzione, che non può essere. E così tra poco ci raccordiamo al primo capitolo, non può essere a corrente alternata, non può essere a, visto come sono gli elettrocardiogrammi, no? Quindi a tipo elettrocardiogramma, quindi con delle punte alte e delle punte basse. E diciamo che la linea dell'attenzione dovrebbe essere piuttosto una linea retta, che stia ad un tasso, diciamo così, abbastanza elevato, ecco. Non dico al 100%, però ecco, almeno al 70-80% in maniera stabile. Vivere fissi in Dio, attenti ai suoi voleri, attenti alle sue manifestazioni, attenti quantomeno con lo sguardo del cuore, anche se non riusciamo a fare un atto esplicito, a compiere tutto in unione con la Divina Volontà. Anche il più piccolo gesto, e di quando in quando, come sappiamo, rinnovando questa nostra unione con i cosiddetti atti attuali, sia atti attuali di unione del nostro agire alla Divina Volontà, sia gli atti di fusione, no? Più spesso si fanno, e tanto meglio è. San Luigi si dice che, dice Gesù, che era infuocato dall'amore, ed infatti appare tutto scintillante di fuoco e di fiamme. Certamente non è casuale, insomma, che Gesù abbia mostrato a Luisa, che pure tanto amava Gesù, questo grandissimo santo, no? Perché il regno della Divina Volontà, a cui Luisa era chiamata, e che già comunque qui stava cominciando, come dire, ad entrare in maniera non esplicita, ma certamente attiva, ecco, e operante. Il regno della Divina Volontà è un regno di amore. Quindi si vive ordinariamente nell'amore, in stato anzitutto di accoglienza degli infiniti atti di amore di Dio, infiniti, e in stato di costante ricambio di questo amore, nella consapevolezza che Dio non ha bisogno dell'amore delle creature, ma lo comunque desidera. Desidera l'amore del nostro povero cuore, lo desidera tanto. E il non averlo, secondo quello che Gesù dice, secondo un modo che per noi mortali può non essere sempre comprensibile, quindi non avere questo ricambio di amore gli dispiace a Gesù, così come grandemente dispiace a Gesù la perdita delle anime. Quindi San Luigi era tutto amore. E ricordiamo anche l'ego di un'altra grande santa, no? Santa Teresina di Gesù Bambino, che quando, ecco, vagava nelle sue
ansie, ecco, di trovare il suo posto nella Chiesa, alla fine si collocò nel cuore della Chiesa dicendo, ecco, la Chiesa ha un cuore bruciato dall'amore, ecco, nel cuore della Chiesa io sarò l'amore, no? E senza questo diventa tutto inutile. Ecco, noi sappiamo che l'amore delle creature che si affacciano nel regno della divina volontà e desiderano entrarvi è la più grande bomba che possa essere innescata, bomba santa ovviamente in questo mondo, e affretterà certamente l'amore di molti, il trionfo del cuore immacolato di Maria, che non sarà altro che l'instaurazione del regno della divina volontà, almeno, dice Gesù negli scritti, in quelle poche ma sincere anime che vi entreranno senza dubbi, senza esitazioni e comprendendo il tesoro infinito, ecco, che questo regno racchiude. San Luigi è stato un grandissimo santo, bruciato dall'amore, certamente, uno di quelli che sta molto in alto in cielo. Le parole di Gesù, in alcune parti degli scritti, che forse qualcuno di noi già conosce, lasciano, come dire, senza fiato. Nel senso che la santità nel regno del divino volere, se si raggiunge, è un'altra cosa e supera quella di tutti quanti i santi, anche messi insieme. Perché, come dire, si posiziona, ecco, dalla parte della santità della Madonna, che è stata l'unica creatura che è vissuta dall'inizio alla fine nel regno del divino volere, no? E non solo, ecco, Gesù dice in molte parti degli scritti che gli atti compiuti nella divina volontà ridondano a gioia e gloria anche dei santi che già sono in paradiso. Per cui è lecito pensare, per quanto questo pensiero susciti santo stupore, meraviglia, come dire, santa costernazione, quindi non so neanche come che altri termini usare. Però dobbiamo pensare che questi atti San Luigi può beneficiare, godere in più. Forse crescere in gloria, se ho capito bene alcune espressioni degli scritti, con un atto compiuto da noi nella divina volontà. Questo insomma veramente lascia tanto pensare, no? Gesù dice che passeggia sopra i più alti monti e vi forma la sua delizia. Se vogliamo essere la delizia di Gesù, dobbiamo risolutamente abbracciare il cammino che ci porta alla santità. E chiaramente a questo tipo di santità è monte molto alto, ecco. Io continuo a ripetere, qui non si tratta soltanto peraltro della santità nostra e personale, qui si tratta anche di operare in maniera molto efficace per la conversione delle anime e per la riparazione dei peccati, che sono aspetti fondamentalissimi, urgentissimi, ecco, da perseguire in tutti quanti i modi possibili, ecco, ma soprattutto con questa unione stabile delle nostre opere, dei nostri pensieri, di tutto ciò che siamo e che facciamo con il divino volere. Volevo, ho lasciato il primo capitolo come seconda parte della meditazione perché volevo, ecco, soffermarmi bene su di esso. Per meditarlo un pochino con attenzione. La prima frase di Gesù: se fai scomparire te stessa, non farai mai peccati. Il significato della frase è chiaro. Scomparire noi stessi, cioè vuol dire che di me stesso non mi devo proprio preoccupare, non mi devo prendere la minima cura.
Capiamo ovviamente il senso profondo di questa espressione, no? Non mi devo prendere la minima cura e non mi lavo perché non mi devo prendere la minima cura di me stesso, no? Ecco, io spero sempre che ci abbiamo il grano salis, dicevano i romani, ecco, per intendere rettamente questa espressione, no? Questa è una frase molto molto profonda, cioè il non prendersi cura di noi stessi, cioè da dove vengono i peccati frequenti che noi facciamo, no? Primo, dal fatto che molte volte vogliamo fare la nostra volontà e quella volontà non si fa. E sia davanti a Dio, supponiamo capita un imprevisto, capita un cambio di programma, e sia davanti agli uomini, supponiamo che qualcuno, come dire, ci contraria, quindi porta avanti un'idea diversa dalla nostra, io voglio imporre la mia e mi inquieto. Primo esempio, no? Secondo, quando per esempio ci preoccupiamo e desideriamo la stima degli uomini, la considerazione degli uomini, l'affetto degli uomini, l'approvazione degli uomini. Questo vale a tutti i livelli, l'ho detto anche in altre circostanze. No? Pensiamo ad un matrimonio in cui, ecco, unica preoccupazione della sposa è amare lo sposo. Non stare a vedere se mi ama, se mi accontenta, se mi telefona, se mi fa il messaggio, se mi fa sentire amato, importante. Non, cioè, la mia attenzione è soltanto che lui senta tutte quante queste cose. E viceversa, no? Quindi senza che ci sia nessun tipo di aspettativa o di esigenza, un matrimonio del genere sarebbe assolutamente perfetto, perché è la divina volontà fatta carne. Perché lo sposo e la sposa al giorno del matrimonio promettono: io prometto di amarti e onorarti. Tutti, cioè, nella promessa matrimoniale c'è un tu ininterrottamente fatto oggetto di promesse e di attenzione. Io X accolgo te Y come mia sposa, come mio sposo, e con la grazia di Cristo prometto di esserti, sentite il ti, fedele sempre nella gioia, nel dolore, nella salute e nella malattia. Poi di amarti e onorarti. Tre T ci stanno tutti i giorni della mia vita. L'io non esiste. Ma qual è un matrimonio santo? Questo. Dice, ma io sono un essere umano, ma io se mio marito non mi fa mai una carezza sto male. Io ti capisco, d'accordo? Ma questa è umana volontà. Non è far scomparire se stessi, questo è mettere al centro dell'attenzione noi stessi. Volevo una parola, volevo una frase di considerazione. Poi pensate, cioè, in tutto, no? Pensiamo per esempio alle situazioni tristi, non lo so, io tanta prete ne sento tante, no? Tutto umanamente comprensibile che ti fanno una tenerezza infinita, no? Pensate a una mamma, magari anziana, che gli è morto il marito, c'ha tre figli e nessuno gli fa mai una telefonata. È una cosa bruttissima questa qui, no? Ma se quella donna può scomparire se stessa, offre tutte quante queste sofferenze e prega per la conversione dei figli, e anche se il figlio non gli telefona, anche se non, magari glielo farei una telefonata, no? Senza star a pensare, ma no, ma è mio figlio che dovrebbe farla. Attenzione che c'ha ragione, non sto dicendo che c'ha torto, d'accordo? Ma qui si tratta di uscire dalle logiche umane, del torto e della ragione, capite? Si tratta di entrare in un altro mondo. Se uno può scomparire se stesso, non fa mai peccati, non solo non fa mai peccati, non perde mai la pace, non perde mai la gioia. Siamo solo noi l'ingombro, ecco, che cesserà di essere soltanto quando staremo completamente abbandonati nella più assoluta e santa indifferenza rispetto a quello che Dio vuole, a quello che Dio ci mette davanti, essendo capaci di riconoscere in tutto quello che Dio ci mette davanti. Io sono a continuo contatto con le anime, no? Anche con anime buone, no? Ma vedo io in continuazione, adesso poi che sto in questo mondo, in continuazione apparire i polloni, chiamiamoli così, dell'umana volontà attraverso tutti i travestimenti possibili, camuffati attraverso tutte le buone ragioni di questo mondo. È terribile proprio come ramificano questi rami. Non li chiamo polloni perché tu, per quanto uno si sforza di tagliare i tronchi e poi rispunta in qualche altra forma, in qualche altro modo.
ma solo se faremo scomparire noi stessi non faremo più peccati. Poi dobbiamo volgere l'attenzione sul dispiacere. Attenzione, bellissimo, ripassando al secondo capitolo, quell'immagine di Gesù che prende il cuore di Luisa, questo è un fenomeno già noto in mistica, e l'unisce talmente al suo da farne uno solo. Ecco, chi ha letto gli scritti di Santa Veronica Giuliani sa benissimo quante volte Gesù con questa santa fece questa operazione, proprio le prese materialmente il cuore, cioè glielo cavò dal petto, non metaforicamente. E non cominciamo a dirgli come fa una persona a campare senza il cuore nel petto, perché ci ha campato, ecco, perché a Dio tutto è possibile. E lo proprio fondeva con il suo, e poi glielo restituiva, e lo rimetteva a posto. Altre volte lo prendeva, ricordo bene gli scritti, e lo spremeva nelle sue mani facendo uscire un sacco di pus, che erano tutte quante le disposizioni, le intenzioni, poco meno, un po' meno perfette, che non piacevano a Gesù, che lui stesso si incaricava di appunto spremere come se fosse un pus purulento, ecco, da espellere, no? Quindi sono fenomeni noti questi qui in mistica. Però poi Gesù qui parla, volge lo sguardo alle anime devote e parla dell'instabilità nel fare il bene. Oh, l'instabilità è un problema grosso nella vita interiore, grandissimo. Dire grosso è dire poco. E il Salmo 119, quel bellissimo e lunghissimo salmo che la liturgia della Chiesa ci centellina, ecco, nell'ora media della liturgia delle ore, lungo tutto quanto l'arco delle 4 settimane, quindi pensiamo un salmo che va avanti per 4 settimane, è abbastanza lunghetto, no? E a un certo punto dice chiaramente: detesto gli animi incostanti. È parola messa in bocca a Dio, no? Proprio detesto. E San Giacomo Apostolo, l'abbiamo meditato qui dalle mie parti nelle ore sante precedenti, nei mesi scorsi, dice: non si aspetti di ottenere nulla da Dio un animo incostante, una banderuola che cambia continuamente. Ecco, proprio esattamente quello che Gesù dice qui, no? Quante volte ho preparato loro le grazie per darle, vedendole così instabili, sono stato costretto a ritenerle. Esattamente quello che dice. Allora, da che cosa dipende l'instabilità? Ecco, basta una piccola cosa, un dispiacere o anche un difetto. E in quei momenti, dice Gesù, è il tempo per stringersi più a me, si irritano, si disturbano e tralasciano il bene incominciato. Un difetto proprio o altrui, d'accordo? Un difetto con i difetti nostri dobbiamo avere pazienza, con i difetti altrui dobbiamo avere pazienza, non irritarci. Un dispiacere, ecco. Una cosa che non va secondo le tue aspettative, un grande desiderio frustrato, oppure un comportamento da parte di una persona, magari a te particolarmente cara, che sembra dispiacerti, ecco, si dice, che ti ferisce, ecco. Boom, via, saltano tutti i propositi, saltano tutte quante le cose nel fare il bene, uno va in tilt. Oppure una piccola cosa. Qualunque piccola cosa, un piccolo imprevisto, un piccolo inconveniente, una piccola difficoltà. Allora, è sempre meglio proporsi poco o gradualmente e fare quel poco, cioè senza muoversi minimamente, piuttosto che, ripeto, procedere come gli elettrocardiogrammi, cioè un giorno, ecco, sparo, non lo so, grandi preghiere e il giorno dopo sto quasi a zero. Questo non è un buon modo di procedere nella vita interiore, no? Qui è uno dei punti in cui può essere utile per le anime che intendono diventare sante, ecco, non per le anime che intendono perdere tempo, ecco, chiedere
consiglio, parere, affidarsi anche alla guida di una persona prudente, no? Che sappia dosare e dire: guarda, fai questo e fallo tutti i giorni e bene, non una virgola di più e non una virgola di meno. D'accordo? Non fare quest'altro, ecco, quindi che ci alcune anime vanno, come dire, calmate nei loro ardori buoni, ecco, ma disordinati, nel senso che le prende la buona ispirazione, farebbero chissà quali fulmini e saette, insomma. Ecco. E poi però è un fuoco di paglia che dura 2 giorni e poi finisce. Queste vanno calmate. E invece stanno le altre anime che vanno un pochino esortate, insomma, che prima che a Roma dicono prima che si smucchiano, se vuole, insomma, che quasi quasi fanno una raccomandata con ricevuta di ritorno dal cielo per fargli capire che magari desiderano una preghiera in più, atto di mortificazione o cose di questo genere, no? Quindi vanno un pochino sollecitate, vanno un pochino aiutate. Ma la cosa fondamentale, ecco, adesso per esempio siamo nel tempo di Avvento, no? I tempi forti sono occasioni da valorizzare, cioè occasioni per, come dire, consolidare, strutturare, solidificare in qualche modo la nostra vita di preghiera e la nostra vita ascetica, no? Io suggerisco sempre alle anime che chiedono il mio ausilio, sempre nella più assoluta libertà, perché su queste cose nulla giova se le umane volontà non interiorizzano i valori e non sono loro a decidere. Risolutamente, io suggerisco sempre di farsi un programma di preghiera e di penitenza per l'Avvento e per la Quaresima. Possibile, quindi in questo periodo voglio offrire al Signore 1, 2, 3 e 4 cose. Ma queste 4 cose, dalla prima domenica d'Avvento fino a Natale, non si toccano. Certamente sono gesti penitenziari, non le domeniche, non dopo i primi vespri delle messe festive, l'Immacolata, eccetera, perché ordinariamente non si fanno gesti penitenziari significativi nel giorno del Signore, quindi nel giorno in cui la Chiesa è in festa, anche nei tempi forti, anche se la festa è un po' attutita, no? Un po' moderata, però è sempre il giorno del Signore, è sempre il giorno che ricorda la sua risurrezione. Questo giova molto perché se uno si fa, come dire, un buon avvento, certamente terminato l'avvento, non va tutto quanto in malora, cioè qualche cosa rimane, magari in forma un pochino più lieve, e si fa un passetto avanti nella santificazione, no? Stessa cosa vale in Quaresima. Si acquisiscono comunque delle forze interiori e si cresce enormemente, quindi perché se la nostra volontà è stata radicata nel bene ed è stata capace con costanza di portare avanti un impegno preso davanti al Signore, certamente arriva Natale, arriva Pasqua più santa di come aveva cominciato l'Avvento e la Quaresima, questo è assolutamente in dubbio. E allora, per avere grazie dal Signore occorre avere questa costanza. Ok? E attraverso questa progredire nella santità e nella vita, e nella divina volontà. Divina Maria, celeste Madre nostra, ecco, il fuoco dell'amore che ha sempre arso nel tuo cuore immacolato, ininterrottamente, ecco, di amore struggentesi, a volte veramente delirante, ardente per Dio, sempre attivo e sollecito, bruci anche i nostri cuori, ecco,
che anche noi possiamo avere questo cuore bruciato dall'amore, e tu sei la creatura più adatta e più indicata per compiere questa importantissima operazione che faccia cambiare passo la nostra vita interiore. Ecco, la tua fortezza indomita, la tua potenza, rafforzi le nostre volontà e le ottenga, ecco, la grazia di poter essere costanti e perseveranti nel bene, liberandoli da ogni forma di instabilità, di lunaticità, di non perseveranza nel compiere il bene, perdendo innumerevoli grazie, come ci ha detto Gesù, grazie che invece devono essere nel nostro cuore accolte, custodite, fruttificate, perché possiamo crescere sempre più tutti i giorni della nostra vita in virtù e in santità, e entrare sempre più e sempre meglio nel regno del divino volere che il Signore ha preparato per coloro che lo desiderano e che lo amano. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti. Ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.